Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Che le si dia importanza per ciò che rappresenta o la si consideri un'occasione poco più che commerciale, l'8 marzo riguarda tutte noi. Per questo è doveroso, una volta in più proprio in questa giornata dedicata, augurare e augurarsi per il presente e per il futuro un mondo dove per le donne, diciamolo, la vita sia più facile. La vita privata in primis, ma anche quella lavorativa, dove, lo sappiamo, le difficoltà a emergere e a farsi valere non mancano. Anche in una provincia di Sondrio dove, tuttavia, le presenze femminili in ruoli che contano, dalla Camera di Commercio a Coldiretti, dai consigli comunali alle professioni e alla scuola, non mancano di certo. Non è così scontato ancora oggi che certe donne rivestano determinati ruoli, che certe donne conducano un certo stile di vita, per cui secondo me abbiamo ancora molto da lavorare nella direzione della pari dignità e del pieno rispetto dei diritti della donna. Per cui io spero che giornate come queste non rimangano fini a se stesse, non rimangano diciamo delle giornate in cui regalare una mimosa, ma rappresentino un modo per riflettere sul vero significato della donna nella nostra società. Bisogna riconoscere gli enormi ostacoli che fronteggiamo tutti i giorni: marginalizzazione, violenza, negazione dell'autonomia personale, pregiudizi. La discriminazione di genere danneggia tutti. La scuola è il luogo migliore dove far progredire l'eguaglianza di genere, perché espande i sentieri che conducono a istruzione e opportunità per le ragazze in tutti i campi del sapere e del lavoro. Particolare attenzione deve essere posta nello sviluppo delle STEM. Infatti oggi le donne costituiscono meno di un terzo della forza lavoro nei settori scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. E quando le donne sono sottorappresentate nello sviluppo di nuove tecnologie, la discriminazione emerge evidente. Ecco perché occorre colmare il divario di rappresentanza di donne e ragazze nella scienza e nella tecnologia, divario che in provincia di Sondrio appare invece più contenuto nel campo dell'agricoltura. I dati Infocamere, rielaborati dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio, rivelano che al 31 dicembre 2022 le imprese femminili in provincia, imprese in cui il controllo e la proprietà sono detenute in prevalenza da donne, sono 3.198, pari al 24,3% del totale delle attive, praticamente una ogni quattro. Percentuale questa maggiore sia rispetto alla media regionale che a quella nazionale. Per quanto riguarda i comparti di attività, le imprese femminili della provincia sono ripartite prevalentemente nei settori commercio, alloggio, ristorazione e agricoltura, 22% contro il 6% regionale e il 17% nazionale. A tutte le donne che coltivano e custodiscono la terra, il mio augurio è che riusciamo a trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti e ai nostri ragazzi il valore del rispetto e dell'accoglienza. Giornate come questa e anche come il 25 novembre sono delle ricorrenze che ci dovrebbero far riflettere su quelle che sono le conquiste sociali fatte dalle donne nella storia, ma anche sulle violenze e le discriminazioni subite dalle donne in varie parti del mondo, fenomeni di violenza e discriminazione a cui purtroppo assistiamo ancora oggi. Appare evidente dunque il ruolo chiave che riveste la scuola. Invito le ragazze, le mie studentesse, a impegnarsi, a studiare, perché le donne arrivano dovunque in tutti i campi lavorativi e auguro loro di essere davvero il futuro di questo paese.